credo che abbiate visto come il nostro gruppo abbia reagito non scompostamente durante il question time, anche se due ministri hanno utilizzato parte del proprio tempo per dare una bellissima notizia. E vorrei che l'aula, che probabilmente molti gruppi non erano presenti, la sentissero, cioè, però vorrei dirgliela per intero. Perché come è stata detta, intanto ha delle parziali verità, cioè la verità è che dopo svariati tentativi di richiesta dei domiciliari, sempre negati in passato, oggi, dopo mesi e mesi di una campagna incessante, di una mobilitazione incessante, è stato accolto dal Tribunale di seconda istanza ungherese. Il ricorso presentato non dal governo italiano, ma dai legali di Ilaria Salis, che può quindi uscire dal carcere e andare dai domiciliari. Perché dico questo? Perché noi avremmo potuto utilizzare impropriamente il tempo di Francesco Borrelli, che ha risposto a un question time, per anche noi fare la stessa cosa. Però mi tocca qui, allora, visto che non l'abbiamo potuto fare in diretta TV, precisare. Noi abbiamo candidato Ilaria Salis per riportarla a casa. L'abbiamo fatto perché ha diritto, come dice il Presidente della Repubblica, a un giusto processo. Lo abbiamo fatto perché quel trattamento dignitoso, quelle catene che hanno fatto il giro del mondo, non lo sono, e perché l'Ungheria fin qui ha negato quel giusto processo. Però mi faccia dire, Presidente, quell'uso improprio del noi da parte del governo non ci fa cambiare idea. Io sono felicissimo, anzi, che il governo usi il plurale quando dice che abbiamo vinto. Però mi faccia notare una cosa, ci chiedevano silenzio. Abbiamo invece, dopo troppo silenzio di questo governo, risposto facendo più rumore. Oggi abbiamo visto che non serve stare zitti e buoni. E le dico una cosa, non ci fermeremo. Non ci fermeremo perché faremo ancora più rumore, soprattutto finché Ilaria Salis non sarà qui in Italia, libera, perché vogliamo Ilaria Salis libera e un'Europa libera. Un'Europa libera da quei tiranni che pensano di negare i diritti civili a tante persone che fanno l'opposizione nel suo paese e che pensano che manifestazioni neonaziste non dovrebbero più nascere in Europa. Grazie.